Ehi la ciurma, io sono Mezzatesse ed eccoci qui con Holy Potatoes, What the Hell! Io ringrazio davvero tanto Ivan Moltini con cui ho avuto a che fare per conto di Daylight Studios, che mi ha fornito la chiave del nuovo capitolo della serie di Holy Potatoes. Ho apprezzato i primi due titoli, quindi perché non provare il terzo e lo proviamo in anteprima tutti e tre insieme? Tutti e tre? Io e i miei due spettatori, lol. Tutti insieme e vediamo un attimo che cosa ci offre il nuovo capitolo di Holy Potatoes. Allora, innanzitutto devo mettere la risoluzione giusta perché sennò si impalla tutto. Qualità fantastica. La musica è molto coinvolgente. La cucina mi ha dato la vita. Ma ha anche preso la mia vita. E tutto quello che avevo. Cioè? Oddio. Oh, questo fa male. C'è un profumino da laggiù. Sono? Cos'è questo posto? Ehi, tu! Sì, sto parlando a te! Perché stai gironzolando in qui intorno? Tempo di follì, non lo so. Qual è il tuo nome? Il mio nome? Oh, sì. Aspetta, è vero. Hai perso la memoria. Come vuoi che ti chiami? Sweeney Tots. Chiamiamoci Mazzatessa. Ah, il nostro ristorante. Lo chiamiamo Antico Balloon. Ah, possiamo modificare la. No, cosa? No, via. Via. Lo sfondo però. Ah, questi sono degli oggetti che posso aggiungere. Lo sfondo lo farei. Tipo così. No, wait, no. Come faccio a modificare. No! Vabbè. Sì, ma lo. È più grande, ok. E lo vorrei. Così? No! Togli l'altro, allora. Size più grande. Così. Ma sì, dai. Mazzetes? Che nome strano. Comunque, mettiti in linea. È già abbastanza tardi. Cos'è? Cosa sta succedendo? Ascoltatemi, il mio nome è Tammy Brockoliver e sono il sottochef e manager di questo posto. Allora, iniziamo dall'inizio. Benvenuti all'inferno! Esatto, siete morti. Morti! Kaboom! Squartati, spiaccicati. No, beh, non dico niente. Non fate queste brutte, queste facce tristi. Vabbè. Miei.
cuccioli, non lo so. La vita dopo la morte può anche essere gioiosa. Specialmente ora che siete sotto il mio controllo. Ma non è controllo, è sotto la mia responsabilità. Ah ah ah. Quindi, comunque, sì. Tecnicamente avete tutti una chance per provare che siete... che valete qualcosa qua giù. Qualcosa... cioè, che valete come chef! Quindi cucineremo? Sì! E tutti voi assumerete il ruolo di chef casellante, più o meno, di controllo ai cancelli, insomma. Non sacri, quindi vabbè, i maledetti protettori dell'inferno. Ehi, perché non siete ancora stati trasformati nelle vostre uniformi? Fatemi giusto fare questo. Oddio. Molto meglio. Ora siete incaricati di processare i peccatori attraverso vari metodi di tortura, che includono la friggitura, la bollitura, la schiacciatura e la cottura. Oh, questo suona assolutamente delizioso, no? Qua c'è un gioco di parole, ma è intraducibile. Attraverserete i 9 circoli dell'inferno. Il primo cerchio è giusto dove siamo adesso, il limbo. Qua è dove ci sono i peccatori e girano senza una meta, perché i loro peccati sono troppo piccoli per i livelli più profondi dell'inferno, ma troppo grandi per le nuvole del paradiso. Poi potete pensare, oh, questo non sembra l'inferno, dove sono i demoni? Dove sono le fiamme fiere del purgatorio? Beh, non tutti i cerchi sono, non tutti i gironi sono gli stessi. I media mainstream mostrano soltanto alcune parti del girone della rabbia, perché lo ritengono più infernale. Bah! Se voi tuberi siete fortunati, potete giusto andare a visitare gli altri gironi e vederli da voi stessi. Sì, ci sposteremo in questa calda cucina appena qui. Seguitemi. Ehi, tu! Sì? Ciao! Mi chiamo Vegil. Questa è Dantii. L'ho giusto conosciuta. Ciao, benvenuti nel girone del tormento e della miseria. No, Dantii. Questa non è la giusta abitudine, no, la giusta attitudine da avere il vostro primo giorno, da avere il tuo primo giorno. Qual è il tuo nome? Dai, siamo sinceri. Mazzetes. Nice to meet you, Mazzetes. So che tutti possiamo, entrambi possiamo essere un pochettino confusi ora, ma... lo ero anch'io quando sono appena arrivato qua. Non ti preoccupare, andrà tutto bene. Dobbiamo semplicemente seguire delle istruzioni. Avete afferrato? Bene. So che siete nuovi, ma non mi aspetto nulla di meno che la perfezione. Specialmente se siete sotto la mia responsabilità. Bene, quindi ecco l'elenco degli incarichi. E l'obiettivo di questo girone, ragazzi, apro un zap, non so cosa voglio dire, e iniziamo a cucinare. Ops, hai appena detto, hai capito tutto quello che ha detto?
Non importa, sono abbastanza familiare con come le cose funzionano. Posso mostrarvi le basi. Prima dobbiamo dividere le patate malvagie. Clicca sul fuoco. Questo è il profilo del peccatore. Ti mostro tutte le informazioni che hai bisogno a riguardo di questo tubero. Ok? Ok, qua ci sono i suoi peccati. Ok, e qua ci sono suddivisi in quattro in base ai peccati capitali un po', cioè il primo credo che sia malizia, quindi come si chiama? La lussuria, pride è l'orgoglio, greed è l'avarizia e apathy è la lascivia. Ora segniamo le nostre stazioni di tortura. La friggitrice li trasformerà in patate fritte, ma solo se vabbè, la malizia, la lussuria è più di 50, altrimenti muoviti sulla stazione per imparare di più le richieste. Ora facciamo lo stesso con le altre stazioni. Allora, quindi questa sarà per l'orgoglio. Questo invece è per l'avarizia. E questo è per l'accidia. Ah, ok, c'è il tempo. Aspettiamo che finiscano di processare. Ah, abbiamo appena prodotto i primi ingredienti. Ah, va bene, è ottimale continuare a preparare ingredienti così che ne abbiamo abbastanza. Ah, ce ne sono alcuni ovviamente che vanno bene a tutte e due. È tempo del servizio! Abbiamo una divinità come ospite. Clicca ok sul calderone. Potato soup. Ok, abbiamo bisogno di uno verde e uno rosso. Ah, un livello di pazienza. Ok, un po' come tutti quelli. Intanto questa la mandiamo qua. Ok. Ottimo, le abbiamo dato quello. Abbiamo del favore. Mi piace la musica. Keep collecting favors to finish the objective. You need to have at least 20 favor by the end of the day. Ah, ok, almeno 20 per la fine del giorno. Ok. Ah, ok, vabbè, quindi questo è il primo, non era praticamente impegnativo. Ho preso anche un achievement. Sinstagram famous. Voilà!
Aiutatemi a prendere una foto. Cioè, a fare una foto. Oh, certo. Prendete il mio lato buono, eh? Fammi vedere. Questa non è l'angolatura buona. Tu. Me. Prendine un'altra. Ok, fammi vedere. Ah, non è troppo male. Tu fai una prova. Oddio. Zoom fino a che la faccia non occupa l'intero schermo. Vediamo cosa dice. Fammi vedere. Non è per niente male. Buone skill da fotografo. Desidera qualcosa da bere? Chiamatemi Loki, il Loki. Oh, non sei per caso il figlio di Odino? Oh, conosci i miei vecchi parenti, eh? Per forza, ho sentito dei bisbigli a proposito di quello che comanda il Valhalla. Sì, sono un infame, o dovrei dire Sinstagram famoso adopter son. Cioè, c'è figlio adottivo. Wow! Ehi, mi piacete voi, ragazzi. Farò direttamente l'upload della foto su Instagram per i miei follower. Avrete un afflusso di altri clienti presto. Cosa? Quale hashtag volete che utilizzi? No, antico balloon. Ok, ottimo, aggiungerò Loki, Loki for some fun, up all night to get Loki. Questa qua è la canzone, I'm up all night to get Loki, I'm up. E fatto! Nessun problema, non ringraziatemi. Sto solo facendo la parte della mia... Ah, per la comunità. Ok, è molto gentile da parte tua. Oh, è per quel drink. Un Baileys, per favore, sulle rocce. Ah, ho dei nuovi logo adesso che ho sbloccato. Allora. Ah, ero rimasto in pausa. È tempo di pranzo. Allora, aspetta. Allora, lui vuole un potete sandwich. Ok, ci abbiamo tutte e due. Yes! Ottimo. Ah, ne vuole un altro. Allora, aspetta un attimo. Ok, allora. Mandiamo 1, 2, 3, 4. Adesso vuole potato skins. Allora, andiamo uno là, uno qua. E gli altri sono in corso di fandosi. Potato skins, vai. Abbiamo fatto anche quello. Probabilmente più li cuciniamo, più sarà facile cucinarli.
questo lo mando qua e questo lo mando qua. E serviamo quello. Loki è a livello 2, quindi ci mettono meno 2% le stazioni qua di processing. Allora, dobbiamo avere 50 favori. Boiled potatoes. Vai. No, ho sbagliato, l'ho mandato in quello sbagliato. Ah, ok, no, mi dice che posso aggiungere. No, scusate. Avete 20% di ricette sbloccate? Ah, per la parte prima del girone del limbo, però. Infatti, game progress 0%, circle progress 0%, 0 Stark. Ah, posso fare anche il Baileys. 0 mandati in paradiso. Ok. Probabilmente ce ne saranno alcuni che sono troppo buoni per... per restare qua. Yes! Primo giorno fatto. Next stage, direi. 30 Stark come velocità. State tenendo bene? Fantastico. Continua così, Matt Tess. Sono sicuro che c'è una ragione per cui stiamo facendo questo. Quindi facciamo il nostro meglio. Eh? Avete sentito quello? Scusate, stavo provando a farlo. Sembra che stia venendo questo suono da un posto qui vicino. Cos'è questo? È chiaramente un maiale. Ma sembra anche un pipistrello. Cioè, ha le ali. È una dolcezza. Possiamo tenerlo? Beacon, sì, mi piace, dai. Bacon. Ora stai con noi, piccola dolcezza. Che cosa tiene nella bocca? Cos'è questo? Sono una sorta di soldi? C'è una lettera nel... Ah, sono Stark. La valuta che usavamo sulla Terra. Sta portando a casa la pancetta. Ok. Ah, sono le offerte raccolte dall'altare dalla terra dei viventi. Quindi sono portate agli chef come ricompensa per dare da mangiare e soddisfare gli dèi. Oh, wow! Possiamo utilizzarli per... che cosa? Oh, partiremo presto a... boh. Lo vedremo poi. Ah, c'è lo shop, ok. Possiamo acquistare della roba dallo shop. Ah, possiamo spendere il favore per acquistare delle nuove stazioni. Ah, questa è di qualità buona. Se sono più di 70 come livello di lussuria. Ah, ok. Non possiamo upgradarla quanto... Ah, abbiamo 83 di favore.
Ah, posso prendere anche di più. Ok. Allora, deve essere un pietro che contenga quello. Vediamo un attimo se ce n'è uno che non ce li ha tutti e due, magari. È tipo questo, vai. Ah, qua è full filter free orders, quindi mi conviene sostituire anche le altre finché riesco. Vai che lo fa di buona qualità, vai che lo fa di buona qualità. E vai qua. Qualcosa che abbia quelle fritte. Ah, quelle sono quelle fritte, credo. No, le bollite. Queste sono fritte. Queste sono schiacciate e queste sono cotte e basta. Sono tipo al forno, insomma, ecco. Allora, mandiamo questo qua. E qua, vabbè, il pelo proprio. Un pietro che contenga le patate al forno. Questo, dai, vai con questo. Allora, lo manderei qua più che altro perché così è di qualità migliore. Mandiamolo qua, mandiamolo qua, mandiamolo. Qua però non è di qualità migliore, vabbè. Vai con queste. Vai qua. Vai qua. E vabbè, vai qua. Ah no, ma ce l'avevamo già, porca miseria. Ok, prendiamo dei soldi. Ottimo lavoro, Mazzatessa, anche tu, Danti. Solo non alzare troppo il fuoco, ok? Oh, che divertimento c'è in una fiamma media. Penso che sia venuta qui per Arson, non lo so. Ehi, ti ho sentito! Ma forse non sei del tutto mal in errore. Beh, comunque, vi state comportando molto bene per dei nuovi arrivati. Non sei nuovo, vero? Per essere onesto, me lo sto chiedendo anch'io. Sembra che tu conosca questo posto molto bene. Per essere onesto, non mi sono comportato molto bene prima. E quindi sono tornato indietro di un girone. Ma mi sento positivo. Noi tre facciamo un grande team. E con Tammy come nostro manager sono sicuro che andrà tutto bene. Ho un buon feeling per questo. Continuiamo a lavorare. E invece io direi che noi ci salutiamo perché ho già registrato parecchio, parecchio, parecchio di questo gioco. Devo dire che è molto simpatico, mi sta piacendo, ma vedremo un po' un attimo come continuerà la storia. Non so se ne farò qualche serie o che. L'altro, quello passato, Holy Potatoes Were in Space, non l'avevamo continuato. Vedrò un po' anche quale livello di gradimento otterrà questo video e poi decideremo che cosa farne.
Io intanto vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. E ringrazio ancora Ivan Moltini e Daylight Studios, oltre a Die Daily che comunque appunto è stato distributore ufficiale del gioco. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti, buona giornata.